Il 26 febbraio 1776 un incendio distrusse il Teatro Regio Ducale di Milano, all'interno del Palazzo Reale. Del progetto venne incaricato Giuseppe Piermarini, che il 3 agosto 1778 inaugurò il Teatro Regio Ducale alla Scala di Milano. Si chiama la Scala di Milano perché fu eretto dove sorgeva la chiesa di Santa Maria alla Scala, eretta nel 1381 per onorare la consorte del signor di Milano Bernabò Visconti, la veronese Beatrice Regina della Scala. Il Piermarini progetta il teatro con una pianta a ferro di cavallo su 5 ordini di balconate e di palchi aperti sul grande bocascena. Questo tipo di pianta, detta anche all'italiana, sarà da modello per tutti i teatri lirici successivi. Esternamente il teatro si presenta con un avancorpo porticato e con una facciata a lievi movimenti della massa muraria, perché il Piermarini aveva previsto una fruizione solo lateralmente, poiché l'odierna antistante piazza, Piazza Scala, è stata realizzata solo nella seconda metà del XIX secolo. Possiamo notare come la fruizione del Teatro La Scala, provenendo da via Manzoni, sia essenzialmente chiara e perfetta nel recepire le cortine murarie e le masse murarie pensate da Piermarini. Provenendo da via Manzoni, La Scala viene percepita in maniera perfetta in tutti i suoi aspetti, in quanto il porticato emerge dal piano del fondo della facciata, mettendone in evidenza tutta la sua volumetria. Allo stesso contempo, però, le singole masse murarie disegnate dalle lesenature, dalle modonature che il Piermarini disegna sulla facciata, non realizza con grandi movimenti architettonici, si percepiscono in maniera perfetta, cosa che noi non percepiamo se vediamo l'odierna scala dall'antistante piazza. Il tutto ci sembrerà più piatto e più schiacciato. Il Piermarini quindi fa un'opera non tanto di architettura per masse, ma di architettura per disegno. Quindi vedremo e percepiremo meglio il disegno del Piermarini nel bugnato liscio del pian terreno, nel disegno delle lesene che abbiamo nel secondo e nel terzo piano, nel marcapiano che divide la parte del piano nobile con il ridotto della scala, per poi arrivare infine al decoro del timpano in cui viene rappresentato Elio che guida il carro del sole. L'opera del Piermarini quindi è un'opera pienamente neoclassica, ma che si va ad inserire in un neoclassicismo molto raffinato e molto dotto, che fa del disegno il veicolo principale per la realizzazione anche dell'architettura.